Non ho ancora capito cosa stia facendo Giulio, era vero. Sì, non capisco proprio, cioè... La vedo un po' confusa. Non c'è una base, l'idea. No, è troppo gonfia la gonna. Dai, mettiamo questa sotto quella pellicetta. Ma va bene, guarda che carino. Dopo con le scarpe alta. L'ultimo che abbiamo provato va benissimo. Teniamole la minigonna, che così si vedono i tatuaggi. Voglio capire come faranno i capelli, perché quello sarà il tocco decisivo. Perché magari se alzano il capello, la slanciano un po'. Sì, si crea uno stacco di collo magari un po' più evidente. Guarda, perché in questo momento... i capelli adesso, quindi lo scopriamo in un nanosecondo. E io che ci devo fare questi capelli? Lavoro che il negozio soltanto per pettinarla ci vuole 2 ore. È molto difficile perché devi perdere un quantitativo di tempo importante a fare una preparazione sotto. Tra questa pelliccia e il gel bianco, te l'avete chiesto quale delle due preferiva? Sicuramente non si vede troppo, a quanto ho capito proprio la pelliccia non ci si vede molto, giusto Paola? Appunto, più piccola è meglio. Allora, prima noi mettiamo un gilet e Maria Vittoria ci consiglia di mettere invece un'altra pelliccia. Mettiamo quella pelliccia, arriva Maria Grazia e ci dice che era meglio il gilet. E se uscite per una scelta vostra invece che per quella di qualcun altro? Allora che facciamo? Facciamo quello che ci sentiamo. E quello che piace di più alla cliente. Sì. Alla modella di Rita e Giulio caricherei tanto gli occhi per smorzare tutto questo giallo, ci vuole un bello smokey eye carico. Io mi devo abbandonare, non devo tornare. Ragazzi, avete ancora pochissimo tempo, giusto il tempo di dare 2 colpi di spazio.